dolcissimo, giustissimo, duissimo che c'è. La mia casa sembra vuota quando tu non ci sei. Cara Alessi, non andare via. Sta scendendo già la sera, io ho paura del buio. Qua la zampa con Celessi. Ho finito l'ispezione dei pascoli assegnati a Conrad. Le condizioni in cui si trovano sono ottime. Niente erosione, ricchi torrenti e buona copertura d'erba. Benissimo. Spero che gli altri allevatori abbiano la stessa fortuna, Scott. Speriamo. Ti chiamo dopo, chiudo. Andiamo, Lessi. Proprio voglia di farmi un giro a cavallo con te, ma la giumenta credo sta per partorire. Credo sia meglio star qui. Se hai bisogno di aiuto posso anche restare. No, hai molta strada da fare. Volevo dirti piuttosto che mi farebbe piacere averti a cena con me e mio figlio Tom una volta. D'accordo. Mi è dispiaciuto per tua moglie. Non è più la casa di prima. Scusa un istante, Scott. Pronto? Sono Ezra Trask, signor Bradley, e la chiamo per via di Tom. Non lo vedo a scuola da una settimana. Ma per me dovrebbe essere proprio là. Lo immaginavo, naturalmente. Signor Bradley, non possiamo promuoverlo se mancherà da scuola altre volte. Non dubiti, non accadrà ancora. Quel ragazzo non lo capisco proprio più. Marinare la scuola in primavera è lo sport nazionale. 5-6 giorni e più? Senza spiegazioni? Il punto è che con lui non riesco a parlare. Io mi chiedo come devo comportarmi con lui. Non lo so. Non è opportuno che io dia giudizi senza conoscere tuo figlio. Mi piacerebbe presentartelo. Ti aspetto a cena. Ci puoi contare.
Tanti auguri per il parto. Sono Scott Turner. Sono sul pascolo di Bradley. Ha una pompa guasta. Pressione a riserva d'acqua. Sono molto giù? Sì, quasi a zero. Sarà meglio che mandi subito una squadra. Sono tutte occupate, ma di a Bradley che ne avrà una per domani mattina. E visto che ci sei, controlla il serbatoio. D'accordo, chiudo. Mi piacerebbe salire sulla scala. Non provarci, capito?
Sei stato tu a sparare sulla cisterna. Non lo capisci che potevi accecarmi? Ma non avevo idea che ci fosse qualcuno sulla torre. Non hai visto la mia jeep? No, non l'ho vista. Non l'hai vista. Comunque è stata una stupida bravata. Sì, signore, ha ragione. E mi spiace. Mi spiace molto. E non userò mai più la cisterna come bersaglio. Sarà meglio. Hai molto da imparare. E quando sarò sicuro che sai come usarlo, te lo restituirò. Da quando ho avuto quel fucile ho sempre desiderato che mio padre mi insegnasse a usarlo per andare a caccia in montagna con lui. Ho aspettato tutto l'inverno e parte della primavera. E non ha mai potuto uscire insieme a me. E forse non potrà mai. Come ti chiami? Tom Bradley. Sai, Tom, anch'io marinavo la scuola ai miei tempi, ma sempre con un paio di amici. Lei era fortunato. Io non ho amici. Ascolta, mi chiamo Scott Turner. Tengo un corso sulle armi da fuoco alla stazione dei Rangers. Dura 8 settimane. Un gruppo comincia martedì. Se ti va, puoi venire. Quando mio padre saprà cosa è successo, non mi manderà. Ti arrendi molto facilmente. Se non c'è nient'altro, posso andare, signore? Sì, puoi andare. Signore. Sì? Andiamo, Lessi. Brava, Lady. Thank you.
Vediamo se ha partorito. Non muoverti, Bradley. Sta calmo. Da cosa sono stato colpito? Da un filo ad alto voltaggio. Non riesco più a muovermi. Sono sicuro che stai bene, ma è meglio non spostarti. Dopo una forte scossa bisogna restare fermi. Nel frattempo cercherò un dottore che venga qui. Facciamo così. Tieni. Allora io vado e sta tranquillo, tornerò prima possibile. Lessi, tu resta a fargli compagnia. Al ritorno mi occuperò di quel filo. Resta fermo. Tom! Oh. Papà, rispondimi. Ti prego, per favore, non devi portarlo via.
Per favore. Dimmi che non è vero. Che non stai morendo. Papà, non mi lasciare. Ti voglio bene così tanto. Siamo in due, figliolo, a volerci bene. Grazie, signor Turner, per aver lasciato che fossi io a raccontare tutto a mio padre. Se papà mi ha invitato a seguire il suo corso, sulle armi devo imparare ancora tutto. Ha ragione il signor Turner. E ora scusatemi, devo fare i miei compiti. Mi sono riposato fin troppo. C'è rimasto un po' di gelato, posso darlo a Lassie? Certo. Vieni, Lassie. Brutto momento per Tom. Brutto per tutti. Senti, Bradley, dare a Tom un'arma senza assicurarsi che sapesse usarla non è stato un bene. Ma neanche a me lo pensavo potesse cavarsela da solo. È un errore, tu lo sai. Un errore, perché girare con un fucile non è un gioco. E perché non hai capito cosa desiderasse veramente Tom, di cosa ha bisogno. Passare del tempo con te, divertirsi con te, imparare da te e meritare la tua stima. Non c'è altro modo per volersi bene. È il solo modo tra padre e figlio. Non sono sicuro di sapere da dove cominciare. Non mi sembri un caso disperato. Devi solo cominciare per primo. Ah, Scott, ho una cosa da dirti. Credi che potrò seguire anch'io il corso insieme a Tom? Mi sembra un'idea magnifica. Arrivederci.
dirti, Elby, che sono proprio orgoglioso di come hai svolto il tuo lavoro. Grazie, Mr. Moran. Ehi, guardi, Lessie non vede l'ora di scendere. Hai già detto a qualcuno di preparare la stanza? Ho mandato Cal, signore. Cal Becker? Mi ha detto che avrebbe messo tutto in ordine. Mi fido di Cal. Ok, Elby, andiamo. Salve, Lessie. Chi è il tuo amico? Sono solamente il suo autista. Come va? Salve, Scott. Ciao, ti vedo bene. Come vanno le cose? Sai, mi ha stupito che tu sia riuscito a raccogliere il denaro per quella borsa di studio. Sono fiero di questa borsa di studio per i nostri ragazzi. Sono sicuro che c'è qualcuno fra loro che merita davvero un premio. Giusto, Lessie? Tu sei d'accordo, eh? Ho detto a Mr. Moran che sei in gamba. Un buon lavoro. E che ne sai se sono in gamba? Ho fiducia in te. Quel che conta però è che tu creda in te stesso. Già, hai ragione. Se c'è qualcosa che vuoi fare, tu puoi farlo. Mi capisci? Sì, capisco. Capisco che sei un amico. No! Ti presento Lessie, Cal. E questo è Mr. Turner. Ti presento Cal Becker, Scott. Molto piacere. Grazie, signore. Come va, Albi? Bene, signore. Vorrei avere un cane anch'io. È proprio docile. Ti dispiace stare con Lessie e portarla a fare un giro? Per quanto mi riguarda, puoi andare. Sei libero per oggi. Ci verrà con me? Certo, va, corri, per oggi è tua. Andiamo, Lessie, vieni! Ehi, Lessie! Lessie! Corri, va a prenderlo, dai! Sta cambiando direzione. Già, altrimenti ci spazzava via. Qui intorno, dove è passato, sarà un disastro. Chiamerò via radio. Intanto vado a chiamare Lessie. D'accordo. Tutto bene? Usciamo di qui. Resti in linea. Attenda un momento, la linea è sovraccarica. Sembra ci siano stati molti danni. Bene, attenda in linea. Chiedono tutte le nostre squadre d'emergenza. Vi avverta che saremo lì appena possibile. Ora, signori, ascoltate. Siamo a corto d'uomini perché sono fuori per il weekend. Ecco cosa faremo. Tutti gli uomini disponibili si dividano in squadre di 3 e anche 4. Al lavoro. Signorina, vuol passarmi immediatamente il garage? Ehi, Charlie, sono Luke. Fai il pieno a tutte le macchine. Ehi, basta coi baci. Mr. Moran mi ha assegnato la sua squadra. Noi due soltanto. Sembra di sì. Abbiamo bisogno di un altro uomo. Ehi, Mr. Turner!
visto che razza di vortice. Ero con Lessie e l'ho presa in braccio e ho cercato un rifugio. Ce n'è voluta per tenerla ferma, sa? Lei voleva inseguire il vento. Eccolo qua, il nostro terzo uomo. E anche il quarto. Ok, ora al lavoro. Sta' attento. Purtroppo non abbiamo gli isolanti. Cosa si fa ora, Mr. Turner? Noi non possiamo far... Sarà meglio chiamare un esperto, ragazzi. Cosa vuole che faccia? Chiama la stazione, comunica dove siamo e di loro di mandar subito qualcuno. Sì, signore. Signore. Che c'è? Che cosa vuole che faccia io? Dammi a sentire, voglio che tu e Lessie ve ne stiate lontani. Tutto quello che dovete fare è allontanarvi di qui e starvene tranquilli là accanto alla Jeep, ok? Sì, signore. Bravo, Lessie. Vieni, andiamo. Sali, Lessie. Lessie! Carl! Dove siete? Stai ferma! Cal, riesci a sentirmi? Non muoverti!
Sta buona, Alessi, sta arrivando. Attenzione, non muoverti ora. Scendi, forza. Scendi, da brava. Coraggio. Su, adesso muoviti. Cosa ti avevo detto di fare? Ti avevo detto di stare attento a Lessie. Ti avevo detto di restare fermo accanto alla Jeep. Non ero forse stato chiaro? E se Lessie fosse caduta dall'assù? Non serve che lo dica. Se Lessie cadeva... Che avresti potuto fare? Sono stato uno stupido e un incosciente. Mio padre diceva... Tu sei solo un buono a nulla. Ed è vero. L'ha presa male. Forse non è molto tagliato per questo lavoro. No, è ancora solo un ragazzo. Abbiamo finito qui. Su, andiamo. Ehi, lascia stare. Torna di là. È inutile che mi guardi. Torna dal tuo padrone. Ciao, Carl. Sei pronto per la cena? Ciao, Lessie. Vuoi andartene? Sei un vigliacco. Non hai neanche il coraggio di rispondere. Lo sai che non ti lascerò andare. Vuoi lasciarmi in pace? Credi sia l'unica soluzione? Oh, ti senti un emarginato. Continuando così andrai a fondo e ancora a fondo. E quando sarai a terra, allora ti accorgerai di quello che hai fatto. Senti, Elby, io non servo a niente. Non sono d'accordo. Se no, non saresti in questo posto. Ci vuole del tempo per imparare. Questa è la tua occasione migliore. Come farò, Elby? Non arrenderti. Riprova. Tieni duro per un po'. E un giorno, quando meno te lo aspetti, vedrai. Farai delle cose che adesso... Lo credi davvero? Credi che ce la farò, Elby? Prova. Altrimenti non lo saprai mai. Chi lo sa? Forse Carl Becker un giorno diventerà qualcuno, Forza, svegliati! Adesso sali.
Possiamo andare. D'accordo, signore. Forza, Cal! Buongiorno, Mr. Turner. Bene, ora siamo al completo. È tutto in ordine? Sì. Bene, allora la zona è tua in pitch. Pare ci siano dei grossi danni in quell'area. D'accordo. A più tardi. Se ci dividiamo risparmiamo tempo. Lessi e io andiamo a sud per quella strada e voi due andrete a nord. Appena avrete finito di controllare, tornate alla Jeep, ok? D'accordo. Buona fortuna. A più tardi. Andiamo, Lessi. Forza, Cal. Andiamo, c'è tanta strada ancora. Va avanti, ti raggiungo. Ora non muoverti. Ci penso io. Elby, come stai? Sta buona, piccola. Ora non muoverti. Scott ci troverà. Poteva andarti peggio, lo sai, no? Lessi! Lessi, la camicia. Prendi la camicia, la camicia. Portamela. Brava, Lessi. Va a chiamare Mr. Turner. Va a chiamarlo. Forza, vai, corri!
paio di giorni e vedrai che starai meglio di prima. Si è addormentata. La penicillina è di grandissimo aiuto. Anche il mio amico Cal e Lessi è anche merito suo. Ora andiamo, forza. Ti sei guadagnato una bella borsa di studio. Ehi! Cal, che ne dici se propongo anche te per la borsa di studio? Ha 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 ha